cappella Domina Nostra trasmettiamo in diretta l'ora santa guidata da Don Minutella con le meditazioni di Sant'Alfonso Maria de Liguori.
esortazioni di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Amare Dio significa fare la sua volontà. Tutta la nostra perfezione consiste nell'amare il nostro amabilissimo Dio. La carità è vincolo di perfezione. E il perfetto amore a Dio consiste nell'unire la nostra alla sua santa volontà. Infatti, come afferma San Dionigi Areopagita, l'effetto principale dell'amore è quello di unire in un solo volere le volontà di chi si ama. Perciò, quanto più una persona sarà unita alla volontà divina, tanto più grande sarà il suo amore. Certamente Dio gradisce le mortificazioni, le meditazioni, le comunioni, le opere di carità verso il prossimo, ma solo quando sono secondo la sua volontà. Se invece non corrispondono alla sua volontà, Dio non solo non le gradisce, ma le condanna e le castiga. Mettiamo il caso di due servi. Uno si affatica tutto il giorno senza riposarsi, ma vuol fare ogni cosa a modo suo. L'altro fatica di meno, ma obbedisce in tutto al suo padrone. Certamente il padrone amerà questo secondo anziché il primo. Le nostre opere non servono alla gloria di Dio quando non corrispondono al suo volere. Il Signore disse a Saul, il profeta Samuele, non vuole sacrifici, ma l'obbedienza ai suoi voleri. Il Signore vuole fare gli olocausti e i sacrifici. Il Signore vuole forse gli olocausti e i sacrifici, o non piuttosto che si obbedisca alla voce del Signore. Il non volere assoggettarsi è come il delitto dell'idolatria. L'uomo che vuole agire secondo la propria volontà, anziché quella di Dio, commette una specie di idolatria, perché invece di adorare la volontà di Dio, adora in un certo modo la propria. La gloria più grande che possiamo dare a Dio è dunque questa: compiere in tutto i suoi santi voleri. Il nostro Redentore, venuto sulla terra per manifestare la gloria divina, volle con il suo esempio insegnarci soprattutto questo. Secondo San Paolo, egli si rivolge al Padre con queste parole: tu, Padre, hai rifiutato le vittime che ti hanno offerto gli uomini. Tu vuoi che io ti sacrifichi il corpo che mi hai dato. Eccomi pronto a fare la tua volontà. Più volte Gesù affermò di essere venuto sulla terra a fare non la sua volontà, ma solamente quella del Padre. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Da questo volle che il mondo conoscesse l'amore che egli portava al Padre. Dall'obbedienza alla sua volontà, che gli chiedeva di morire sulla croce,
per la salvezza degli uomini. Infatti, nell'orto degli ulivi, nell'andare incontro ai suoi nemici, che venivano a prenderlo per condurlo alla morte, egli disse: «Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio tutto quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui». Disse anche che egli avrebbe riconosciuto come suo fratello chiunque avesse fatto la volontà del Padre. «Chiunque fa la volontà del Padre mio, questi è per me fratello, sorella e madre». Tutti i santi hanno sempre cercato di fare la volontà divina, ben sapendo che la perfezione cristiana consiste in ciò. Il beato Enrico Susone diceva: «Dio non vuole da noi tanti ragionamenti, ma piena disponibilità a fare la sua volontà». E Santa Teresa d'Avila: «Chi vuol darsi all'orazione deve fare di tutto per conformare la sua volontà a quella di Dio. In ciò consiste la più alta perfezione. Chi la praticherà nel modo migliore riceverà da Dio i doni più grandi e farà molto progresso nella vita interiore». Un giorno la beata Stefana da Soncino ebbe una visione nella quale si vede portata in cielo. Lassù alcune persone defunte che lei aveva conosciuto stavano in mezzo ai serafini e le fu detto che erano state elevate a tanta gloria per la perfetta uniformità alla volontà di Dio che esse avevano avuto nella loro vita terrena. Il beato Susone, nominato sopra, parlava di sé dicendo: «Preferisco essere il verme più vile della terra per volontà di Dio piuttosto che un serafino per mia volontà». Thank you.
di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, donare a Dio la propria volontà. Impariamo come dobbiamo amare Dio sulla terra dai beati del cielo. L'amore puro e perfetto che i beati in paradiso portano a Dio consiste nell'essere perfettamente uniti alla sua volontà. Se Dio comandasse ai serafini di raccogliere la sabbia del mare o di tagliare l'erba dei giardini per tutta l'eternità, essi lo farebbero con vero piacere. Dirò di più: se Dio chiedesse ai serafini di andare a bruciare nel fuoco dell'inferno, a un solo suo cenno si getterebbero immediatamente in quell'abisso, solo e soltanto per fare la volontà di Dio. Questo Gesù ci insegnò a chiedere nella preghiera la grazia di fare la volontà divina in terra come i santi la fanno in cielo. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Il Signore chiamava Davide uomo secondo il suo cuore, perché eseguiva tutti i suoi voleri. Ho trovato Davide, mio servo, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Davide era sempre pronto ad abbracciare la volontà divina. Pronto è il mio cuore, oh Dio, pronto è il mio cuore. Egli non chiedeva altro al Signore che di insegnargli a fare la sua volontà. Insegnami, Signore, a compiere il tuo volere. Un atto di perfetta uniformità alla volontà di Dio basta fare un santo. Guardiamo Saulo. Mentre va perseguitando la Chiesa, Gesù lo illumina e lo converte. Saulo non fa altro che offrirsi a fare la sua volontà. Signore, cosa vuoi che io faccia? E il Signore lo dichiara vaso di elezione e apostolo delle genti. Sì, perché chi dona a Dio la propria volontà gli dà tutto. Chi fa l'elemosina, chi si flagella o digiuna, offre a Dio i propri beni, il dolore o il cibo, cioè gli dona una parte di ciò che ha. Invece chi gli dona la volontà gli dà tutto e può dirgli: Signore, io sono povero, ma ti dono tutto quello che posso. Donandoti la mia volontà non mi rimane più nulla da darti. Questo è il tutto che il nostro Dio chiede a ognuno di noi. Figlio mio, dammi il tuo cuore, cioè la tua volontà. E qui vorrei farvi presente la canzoncina che ho scritta all'indomani del mio amato direttore spirituale, padre Paolo Cafaro. Il tuo gusto e non il mio, amo solo in te, mio Dio. Voglio solo, o mio Signore, ciò che vuol la tua bontà. Quanto degna sei d'amore, o divina volontà. Nell'amor tu sei gelosa, ma poi sei tutta amorosa, tutta dolce, tutta ardore verso il cuor che a te si dà. Tu dai vita al puro affetto, rendi tu l'amor perfetto, sospirando a tutte le ore l'anima che ama a te sembra. Tu le croci
cambi in sorte, tu fai dolce anche la morte. Non ha croci, non ha timore, chi beh con te unirsi sa. Non ha croci né timore la divina volontà, non ha croci né timore, ma solo amore, la divina volontà. Amen.
Dalle meditazioni di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, noi e Dio un'unica volontà. Se vogliamo compiacere pienamente il cuore di Dio, procuriamo di conformarci in tutto alla sua divina volontà. Anzi, non solo di conformarci, ma di uniformarci a quanto Dio dispone. La conformità è congiungere la nostra volontà a quella di Dio. L'uniformità, invece, è ancora di più, perché significa fare della volontà di Dio e della nostra una sola volontà, in modo che noi vogliamo soltanto ciò che vuole Dio e che la sua volontà sia anche la nostra. Questo è il vertice della perfezione a cui dobbiamo sempre tendere. Questo deve essere lo scopo di tutte le nostre azioni, di tutti i desideri, delle meditazioni e delle preghiere. In questo preghiamo che ci aiutino i nostri santi protettori, i nostri angeli custodi e soprattutto la Divina Madre Maria, che fu la più perfetta di tutti i santi, perché più perfettamente abbracciò sempre la volontà di Dio. Ma la cosa più impegnativa sta nell'abbracciare la volontà di Dio in ogni avversità, sia lieta che triste. Nelle cose favorevoli, anche i peccatori sanno uniformarsi alla volontà divina. I santi, invece, si uniformano anche nelle cose contrarie e che dispiacciono all'amor proprio. Qui si vede la perfezione del nostro amore a Dio. Il padre Giovanni Avila diceva: vale più un Dio sia benedetto nelle cose avverse che mille ringraziamenti nelle cose piacevoli. Inoltre, dobbiamo uniformarci alla volontà divina non solo nelle cose avverse che ci vengono direttamente da Dio, quali le malattie, le desolazioni di spirito, la povertà, la morte dei parenti e simili, ma anche in quelle che ci vengono dagli uomini, quali i disprezzi, le infamie, le ingiustizie, i furti e ogni sorta di persecuzione. In questi casi il Signore non vuole il peccato del prossimo, tuttavia vuole la nostra umiliazione, la nostra povertà e mortificazione. Amen.
cielo, prestitis tieis, alleluia, alleluia. Omne deletta mentum in se abente, alleluia, alleluia. Oremus. Deus, qui nobis ut sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribu equesus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis in nobis fructum tue iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Benedictus Deus, benedictu nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictu nomen Iesu, benedictum cor eius sacratissimum, benedictus sanguis eius preciosissimus, benedictus Iesus in santissimo altari sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Eccelsa Mater Dei Maria Santissima, benedicta Sancta Eius et Immaculata Concepcio, benedicta Eius Gloriosa Assumptio, benedictus Nome Mariae Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef Eius Castissimus Sponsus, benedictus Deus in angelis suis, et in sanctis suis. Christus, regit Christus, regnat Christus, Christus, Thank you.
Santa, guidata da Domino.